La Procura della Repubblica di Napoli sta indagando sulla gestione dell'ospitalità e dei servizi trasporti offerti agli atleti dell'Universiade tenutasi la scorsa estate. L'ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Gli atleti vennero ospitati a bordo di due navi da crociera e il pool di magistrati coordinati dalla procura di Giovanni Melillo ha acquisito dall'ARU, l'Agenzia Regionale delle Universiadi, i contratti stipulati con le compagnie Costa ed MSC. Al momento non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati, ma la polizia giudiziaria sta focalizzando l'attenzione sulle procedure d'urgenza adottate per assegnare gli appalti. Il secondo filone d'indagine, invece, sta cercando di far luce sui transfert che hanno consentito agli atleti di raggiungere Danna Napoli tutti i numerosi impianti dislocati nella regione. Sull'indagine si è espresso l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Bisogna essere cauti, bisogna aspettare i primi esiti, capire poi a che cosa porteranno. Se capisco bene, c'è qualche difficoltà sulla scelta, insomma, del villaggio, che era una cosa che noi ampiamente avevamo, insomma, non criticato, ma avevamo dei dubbi, insomma. Poi è chiaro che le indagini porteranno a delle responsabilità, anche se io vedo esclusivamente, insomma, procedure abbastanza chiare. Ogni procedura è stata fatta con l'ausilio e il parere dell'ANAC, per cui bisogna vedere, insomma. È chiaro che la magistratura farà bene il suo lavoro e noi auspichiamo che, insomma, presto si risolveranno queste questioni.